Grazie a voi e possiamo cominciare la serata. Grazie a tutti quanti veramente di cuore. La verifica. Andiamo alla verifica. Questa sera qui all'azienda agricola Termine Grosso c'è la presentazione di un vino, poi c'è stata la sorpresa di un vino spumante. Che come l'ha valutato lei da sommelier, sia il vino Bollicine sia il vino Creta del Falco? Beh, le bollicine come sorpresa sono state veramente sorprendenti, perché comunque hanno manifestato un buon equilibrio fin dall'inizio, cioè dove per equilibrio intendo una bella presenza di acidità, che per i vini del sud è sempre un po' un problema. È un profumo, un naso caratteristico del Gagliop, molto floreale, che rende questo vino gradevolissimo. Dottore, lei nella presentazione che ha fatto poc'anzi ha detto quanto è importante per la maturazione dell'uva anche il clima, e qui c'è un clima particolare che rende quasi tutto perfetto. Sì, la vigna è fatta per stare in collina perché beneficia di una buona esposizione e quindi di una bella insolazione, però anche del fresco, dei venti che non, come dire, ostacolano gli stagni di acqua e quindi favoriscono, proteggono dalle malattie e favoriscono la maturazione. Le escursioni termiche giorno e notte, poi si sa, ormai è un fatto assodato, sono favorevolissime ad una buona maturazione, che deve contemplare non solo la maturazione zuccherina, ma anche quella dei profumi e quella dei tannini. Bene, per quanto riguarda il vino Bollicine, lei con quale cibo lo associa e qual è proprio un suo giudizio personale del vino tecnicamente, diciamo? Sì, questo, come dicevo prima, beneficia di una bella acidità che normalmente per i vini del sud, come dicevo, non è comune, però ecco, manifesta proprio una caratteristica, il carattere, no, di un vino del sud, che ha pure una bella struttura, una buona morbidezza, per cui non è il classico spumante da aperitivo e basta, quella è certamente la sua, come dire, l'occasione migliore di consumo. Però questo può andare con un leggero residuo zuccherino che ha, può andare addirittura anche col dolce, ovviamente dolci che abbiamo pure un po' di crema, insomma, che abbiano una grassezza da ripulire, perché le bollicine servono a questo, e perché no, anche fino agli antipasti, con salumi e formaggi freschi io non li vedo mai. Uno spumante che si può abbinare con diverse tipologie di cibo. Bene, per quanto riguarda invece Creta del Falco? Creta del Falco, diciamo, è il vino importante per eccellenza, è diciamo, il perfetto connubio fra, diciamo, struttura ed eleganza. Normalmente alcuni vini che sono, diciamo, potenti, esprimono potenza e poi non esprimono eleganza. Qua invece abbiamo trovato una bella fusione fra una struttura importante e una finezza che, diciamo, si lascia bere senza problemi. Un ultimo inciso, lei ha detto poc'anzi che comunque quando si lavora con professionalità e si ha a che fare con dei vini i risultati si ottengono, è un periodo in cui ci si avventa anche in questo settore, comunque poi la professionalità viene sempre premiata? Sì, fortunatamente in Calabria stiamo avendo un po', diciamo, risultati incoraggianti un po' dappertutto, c'è sempre chi improvvisa, poi magari si avvede, però ecco... Certamente la Calabria sta riscoprendo per il fatto che i piccoli produttori stanno cominciando a cimentarsi, a fare vino in bottiglia, quindi metterci la propria faccia. Certamente questo di per sé ha portato ad un innalzamento qualitativo in Calabria evidente, certamente che ci può portare lontano. Giuseppe Liotti, tecnico enologico che lavora anche qui all'interno dell'azienda Termine Grosso, quest'oggi vedere tanta gente che comunque sta apprezzando il lavoro che ha fatto lei insieme ad Antonio Giglio con la nascita di due creazioni nuove per l'azienda Termine Grosso, il vino Bollicine, vino spumante, e il vino Creta del Falco. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la soddisfazione e l'obiettivo che ormai da anni ci siamo prefissati per l'ottenimento sempre di vini di qualità, diciamo, eccellente o migliore. E annualmente, insomma, diciamo, il lavoro che viene fatto dietro a tutto questo poi ci gratifica con la soddisfazione di vedere, diciamo, le persone o gli utenti finali, quali consumatori, apprezzare e gradire i nostri prodotti. Per quanto riguarda in modo particolare, diciamo, le bollicine, è stata quasi un'idea, quasi per gioco,
nata per completare una gamma di vini, quali sono già dal bianco ai rosati e ai rossi, ed è nato quasi sotto le festività, quasi per brindare un po' al successo che, diciamo, l'azienda sta avendo, grazie, diciamo, a tutti, in modo particolare grazie ad Antonio, che è il titolare dell'azienda e qui l'attore principale, e a tutti noi collaboratori che ruotiamo attorno per rendere tutto ciò che crea e creiamo in natura, insomma, renderlo in modo da far apprezzare a più persone. Ok, mentre Creta del Falco, volevo sapere, perché la sorpresa di questa sera è stata Bollicina, però la presentazione era per Creta del Falco, c'è stato un lavoro, noi stiamo assaggiando un vino, se non sbaglio, del 2010, vero? Allora, il lavoro di Creta del Falco è stato un lavoro che, diciamo, è partito dal 2009, che stiamo lavorando su questo prodotto, lavorando, diciamo, sia in vigna con le varietà internazionali e sia con la varietà nostra, l'autoctono, che è il Gaglioppo. Creta del Falco, diciamo, nasce da un'evoluzione, dall'evoluzione dell'affinamento che va dall'acciaio all'affinamento in legno, intorno da 6 ettolitri, intorno delle botti più grandi rispetto, diciamo, rispetto alle classiche barrique che sono da 2,20. Il Creta del Falco nasce, diciamo, sì dall'ausilio del Gaglioppo, che è la base predominante, con gli altri varietà internazionali, e poi dall'affinamento che questo prodotto subisce nei mesi successivi, passando dalle barrique, dalle botte più grandi, dai tonneau alle botte più piccole. Questo, diciamo, gli dà complessità, diciamo, al prodotto, lavorando il prodotto in grado di dargli una maturità migliore, cioè gli esalta le caratteristiche, diciamo, possiamo considerarle tipiche del territorio, rispecchia le caratteristiche tipiche del territorio. E lei con cosa lo consiglierebbe Creta del Falco? Come l'accompagnerebbe a tavola? Ma Creta del Falco, diciamo, è un prodotto che può andare bene con la nostra cucina tradizionale, la cucina tipica calabrese, con i nostri ottimi formaggi stagionati, anche, cioè, perché è un prodotto che, diciamo, con le caratteristiche che ha si presta molto per una cucina, diciamo, impegnativa e fine. Antonio Giglio, titolare dell'azienda Termine Grosso, secondo evento dopo la festa di San Martino dello scorso novembre, che avviene appunto qui all'interno della sua azienda. Questa sera una sorpresa con il vino Bollicine, però c'era la programmazione della presentazione al pubblico del vino Creta del Falco. Comunque una presentazione che è riuscita, è stata apprezzata, l'abbiamo assaggiato, sono due ottimi prodotti. Sì, no, innanzitutto buonasera, grazie per essere ancora qui. Però c'è da subito da dire che sono due eventi totalmente diversi con il San Martino, no? San Martino è un evento goliardico dove ci si incontra, si apre la cantina per divertirci, per aprire agli amici, al pubblico e passare una serata in tranquillità. Questa sera stiamo presentando il Creta del Falco, che è l'attore principale della serata. Un rosso che dovrebbe essere il nostro rosso di punta, ottenuto da Gaglioppo, che è l'autoctono, più in percentuali uguali di Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot. Un vino che ha 2 anni di lavorazione in cantina ed esce con l'etichetta 2010. Un po' a sorpresa, volutamente, abbiamo fatto anche degustare il Bollicine, che è questo spumante rosé, che praticamente nasce dal nostro Luna Piena, che è il rosato, che è il nostro cavallo di battaglia. Poc'anzi diceva il tecnico Liotti che il Bollicine è stato quasi un esperimento, che comunque è ben uscito alla fine. Sì, lui come dire, giustamente gioca un po' di rimessa, gioca in difesa. Diciamo che gli esperimenti non li fa mai così tanto per farli, parte sempre dopo aver programmato, studiato, valutato, e poi, diciamo che per buon auspicio dice sempre no, questo è un esperimento, non ci andremo in bottiglia, è un esperimento, però ci è riandato, quindi va bene così.
Antonio, abbiamo parlato con Liotti dei vari aspetti che ha questo vino, sia il Crato del Falco sia il Bollicino. Volevo parlare con te soprattutto di questa serata, una serata che ci sono anche ospiti illustri. Abbiamo visto il presidente della provincia di Catanzaro, c'è l'onorevole Nicodemo Oliverio, tanti personaggi della politica, tanta gente comune. Comunque è una serata tutta da gustare e da continuare a vivere. Beh, che la Termini Grosso riesca a mettere insieme dalla gente comune ai politici delle due fazioni, questo non può farci altro che tantissimo piacere, no? E, logicamente sì, sono tutti amici, viviamo in Calabria dove siamo 2 milioni di abitanti, quindi ci conosciamo tutti, sono tutti i nostri clienti e hanno ben accettato l'invito di questa sera tutti quanti, sì. Un buon presupposto per vivere un'altra serata di convivialità. Sì, alla fine è chiaro che si ritrasforma in una serata di convivialità, ma con una parte tecnica che è stata l'inizio, come avete potuto vedere, con l'intervento del presidente AIS Calabria Gennaro Convertini, dello stesso enologo come tecnico interno. E poi è chiaro che, passata quella mezz'ora di spiegazioni tecniche e scientifiche, la serata chiaramente deve assolutamente riprendere un taglio conviviale, altrimenti no. Certo. Per concludere, Antonio, noi sono diversi anni che facciamo servizi qui all'azienda Termini del Grosso e siamo orgogliosi di appunto complimentarvi con tutti voi che lavorate, perché comunque fate un lavoro anche nel sociale, avete fatto iniziative qui all'azienda Termini del Grosso, c'è la consueta serata di San Martino, poi ci sono queste altre presentazioni, comunque è un'azienda che non si ferma solo al vino, va anche oltre. Sì, vabbè, è chiaro, ma un'azienda, anche se storicamente appartiene a questo territorio, deve comunque ringraziare sempre il territorio in cui vive e deve spendere qualcosa nel sociale, anche perché è sempre, io ritengo che sia sempre un circolo chiuso, e quindi spendendo, investendo più che spendendo nel sociale, è sempre un qualcosa che ritorna sul territorio e quindi ritorna a noi stessi. Antonio, un ringraziamento particolare a chi ha anche contribuito affinché questa serata potesse avvenire così curata in ogni minimo dettaglio. Beh sì, sicuramente un ringraziamento a tutti quanti voi presenti, a tutti, e un altro ringraziamento particolare va a Bencivent, concessionario Jeep, che è stato sponsor unico di questa serata. E quindi, oltre a un ringraziamento, naturalmente per lui è anche una nuova scommessa, aprendo questa concessionaria per Catanzaro e provincia, quindi da parte mia un grandissimo augurio. Thank you.